Allora, adesso mi sposto qua al Cereal Farine, un negozio di ultima generazione, e andiamo a vedere, mi faccio descrivere un po' i loro prodotti. Adesso mi cerco la signora Pamela e ci facciamo descrivere, diciamo, il negozio da lei. Arrivata Pamela, ciao. Buongiorno, Ciao ciao. ciao! Allora, Allora, ti spiegami un po' qua. presentiamo il nostro punto vendita nuovo e abbiamo aperto qui il 29 aprile scorso, abbiamo fatto l'inaugurazione. Ah, quindi è fresco Il fresco. punto vendita è nuovo, fresco fresco, esatto. L'attività è aperta da un po' di anni, ci abbiamo solo cambiato sede della vendita, punto Ok. vendita. E vi occupate un po' di Camilla, pure io ti Noi seguo. ci occupiamo di Piccoli alimentazione animali. animale, ma non solo piccoli animali, anche allevamenti. Vedevo qua la Monge di Savigliano, vicino più o meno a casa mia. Monge, questa è la zona che abbiamo dedicato all'alimentazione dei cani, dei nostri amici a quattro zampe. E abbiamo sacchi grandi, sacchi piccoli, fresco, umido, biscotti, tutti gli accessori che possono servire. I biscottini sfusi, di cui sono sempre tutti molto Tutto per i golosi. cani, Questa è la parte qui, ok. è tutto dedicato ai cani. Poi passiamo di qua, che ci sono i gatti invece. Un reparto solo per i gatti. Anche qui secco, umido. Questi sono tutti gran forma. La Royal, che è una linea. Se avete più marche. Abbiamo più marche, un multimarca. Sono prodotti della Royal Canin, soprattutto una linea veterinaria per i gatti che hanno un po' più di problemi, ma c'è un po' di tutto, come vedete. Ok. Abbiamo un piccolo reparto di frutta e con dei Avete casalinghi. la frutta fresca Sì, anche. abbiamo anche un po' di frutta fresca, un po' di casalinghi, Barbecue. il barbecue, certo, perché poi passiamo a quello. La linea che serve a noi per mangiare per noi. Ah, avete i prodotti Abbiamo prodotti tipici. locali, esatto, del territorio. Abbiamo scelto di lavorare con i mulini Enrici di Azeglio, che è qua oltre la collina, vicino al lago di Viverone. I Qua. salumi del Ciavassa. Questo è un po' il nostro fiore all'occhiello perché il Ciavassa è un allevamento di questa zona. E che è il nostro cliente per quel che riguarda l'allevamento dei maiali e quindi abbiamo chiuso il Tutta, circolo. questi sono i booster, I questi qua booster sono prodotti da lui, salami, artigianali. prosciutto crudo, la paletta che in questo momento non c'è. La paletta è tipica biellese. Sarebbe? È un salume tipico fatto con la carne di maiale e leggermente speziato ed è ottimo tagliato al coltello e Ah, la morte sua. ok. Poi le Abbiamo le varie farine al latte farine, stamattina, il il latte. latte, guarda, siamo stati Sono stati stamattina. benissimo, vede che chiudiamo sempre il cerchio. Le uova del Bertona, che è un allevamento qui della zona, le farine marchiate nostre. Queste sono quelle per la polenta. E visto che parliamo di polenta, abbiamo deciso di occuparci anche di questo prodottino qua che è veramente speciale ed è il Il gorgonzola. gorgonzola, Il sì. Che gorgonzola. con la polenta si Esatto, abbina si a abbina meraviglia. bene. Il riso non Il può riso. mancare perché è Siamo qua terra di della riso. zona. Riso merlano. I vini, ovviamente, della cantina sociale della Serra. Allora, qua vini sono anche i locali. Cantina sociale della Serra, di Ok, Piverone. ok. Biscotti Cervo e Massera, anche questi locali. E poi abbiamo questi prodotti che sono molto buoni, è un prodotto un po' di nicchia, sono tutte verdure fatte da Natural Biella, che è un'azienda che ha questa. Composte, c'è Sì. cioè, giardiniere, c'è cioè, di sott'olio, Esatto, è sott'aceti. un'azienda anche questa del Biellese, che producono e mettono nei vasetti. Ok. Questo è tutto quello che riguarda anche l'alimentazione umana, E oltre qua che il animale. miele Il invece, miele, questo è ecco, tutto sì, miele. dimenticavo miele, questo è
anche questo del, di Arrovigeglio, la zona di Salussola del, del Tiglio. Okay. Anche questo è locale. La birra? La birra è Menabrea e birra biellese. Che stamattina abbiamo, abbiamo visto le tre di birra, sì, sì, esatto, esatto, per l'alimentazione, c'è il birrificio proprio in centro a Biella, dove c'è il birrificio e anche si può mangiare delle cose molto buone, sempre biellese, fatta con l'acqua di Biella. Ok, sì, perché al Piemonte comunque mi hanno detto che per l'acqua e fare la birra è l'ideale. L'acqua abbiamo delle colline Graglia, la lauretana arriva da Graglia. Allora, la lauretana è qua della zona? Sì. Ok. Sì, esatto. Altro reparto, un po' di ferramenta, articoli, dischi, esatto, il taglio, quindi barbecue, vari oli, esatto, reti da giardino, recinzioni, scarpe antinfortunistiche, stivali, e di tutto di più avete proprio, sì. Per chi lavora nei giardini, negli orti, a chi piace allevare la carne che poi galline, conigli, pollame, vario. Delle mangiatoie, abbeveratoi, tutto quello che riguarda il giardinaggio, esatto. Insetticidi vari, concimi. Questi sono tutti per le zanzare, che questo purtroppo... Voi qua è la zona. La zona di un po' di zanzare ci sono, okay, diciamo. Cerchiamo di sopravvivere. Tutti i concimi. Abbiamo le confezioni più piccole per il negozio, ma per gli allevatori... Avete le due linee. La linea è la stessa, però abbiamo le confezioni più grandi. Grandi per... sia di concimi che di tutto quello che è... che serve per giardinaggio, sì, e appunto fusti, che... carriole, avete, esatto. No, ma non manca nulla. Non manca nulla. E poi per finire ci abbiamo i piantini. Ci dobbiamo andare fuori così. I piantini, qui ancora sempre tutto giardinaggio, sì, le varie sementi. Le varie sementi. I bulbi dei fiori. Tulipani. E sementi per il prato. Le erbe per i prati, ok. Tutte le sementi per i prati, tutti i tipi di trifoglio. E per chi ama il giardinaggio invece proprio c'è i piantini. Piantine, ho già addocchiato qualcosa, dopo mi prendo due piantini di pomodoro, che ho visto che sono belle, da noi non si trovano grandi così. Sono dell'azienda Ortomio, che è una delle aziende migliori in questo settore. E noi ne abbiamo provate diversi tipi, però con queste ci troviamo davvero molto bene. I clienti sono molto soddisfatti perché le piantine sono molto belle, molto produttive. E poi sono molto comode il fatto che ci sia la descrizione e la foto di quello che... sarà il prodotto finale, perché le specialità sono tante e bisogna preservare le diverse specialità, e quindi ci sono le zucchine rotonde, quelle lunghe di alberga, sì, quelle chiare, quelle scure, e il fatto di vedere tutto quanto esposto, cipolla così, cipolla di Tropea, esatto, rotonda, le lunga, le fragole, ok, tutti i terricci, i vari terricci, un po' di fiori e questi limoni. Splendidi limoni che sono profumatissimi e meravigliosi. Altro reparto, qua sono tutti i mangimi, qui vedo qua mangimi. Fiocastura Stella di nuovo là dalle mie parti. Fiocastura Stella con tutta la linea dei fioccati per conigli, per galline, cavalli, capre, pecore. Esatto, per tutte le specie animali. Noi insacchiamo anche sia prodotti singoli come il mais, l'avena, e anche facciamo il prodotto finito, che è un misto di cereali. Questa è una linea proprio nostra, che è il Cocco Mix, che è una linea con un misto di cereali per le galline e per i polli. L'Ovo Mix, purtroppo non c'è il suo sacco originario, ma è il prodotto molto simile al Cocco Mix, nel senso che è un misto granaglie, sempre per le galline, sì, con l'aggiunta di un po' di nucleo che le aiuta a fare le uova. Queste, okay, sono le due linee. È specifico nostre, per le uova, esatto, diciamo. Sì, un po' più specifico per le uova. Poi abbiamo tutti i mangimi specifici per i bovini, per i suini, sempre fatti da noi. Le varie farine di grano turco, farina di soia,
mais spezzato, la crusca. In più, la vostra linea. Questi sono tutti prodotti da noi. In più, le linee specifiche per galline, per conigli, della raggio di sole, della Progeo. Sì. Progeo abbiamo le linee anche qua, vitelli, addirittura i camelidi, perché abbiamo avete un allevamento di lama che viene a prendere il cibo da noi, e i lama sono dei camelidi, e quindi abbiamo, ci siamo attivati per farci produrre una linea di per i camelidi. Ok, bene, tutto bene. Tutto quello che riguarda anche i cavalli, i fioccati e questa parte qua. E adesso ci spostiamo al reparto che magari interessa, diciamo, meccanico. Meccanico, esatto. Ok, arriviamo al reparto officina. Reparto officina, dove è possibile far manutenzione o riparazioni di piccoli attrezzi da giardino, che possono essere le motoseghe, i tagliaerba. E qui Salve. Abbiamo Moreno, che si occupa appunto della manutenzione e di tutto il reparto dell'Husqvarna, che se ha voglia ci illustra un po'. Ciao, ciao. Allora, ci spieghi qualcosa della Husqvarna? Allora, noi siamo rivenditori Husqvarna, siamo rivenditori IBEA, facciamo manutenzione su bene o male però tutte le macchine che possono trattare. Ok, facci un po' vedere, come adesso qua hai smontato un trattorino, un John Deere questo. Abbiamo un soffiatore Steel, qua una bellissima Husqvarna di vecchia data. È già datata questa? Questa è già datata, sì. Comunque noi, bene o male, sulle manutenzioni facciamo qualsiasi tipo di motore. Un po' di decespugliatori. Adesso è il periodo, eh? Sì, adesso è il periodo. È il boom del lavoro. Che il lavoro non ti manca. Giusto. Mi fai vedere qualcosa là esposto, certo. Quelle nuove? Venga pure. Qua nel reparto, il nuovo Husqvarna. Allora, qua avete dai tosaerba. Abbiamo da tutte le tipologie di tosaerba, da quella a batteria, quello a spinta. Ecco, quella a batteria è dura, la batteria sì, come carica. Durano parecchio queste batterie. Quello che ha di bello le Husqvarna è che con una batteria si può far viaggiare. Fai tutti? Sì, tutti gli attrezzi, quindi okay. Dal tagliaerba, dal soffiatore, il decespugliatore, che è qua. Sì. Va veramente forte. Il tosasiepi e le motoseghe. La stessa batteria. La stessa batteria. Ok. Qui abbiamo la gamma di soffiatori, decespugliatori di ogni tipo. Sì. Tagliasiepi, di là abbiamo le motoseghe. Le motoseghe. Abbiamo le benzine già pronte. Già preparate come miscela? Sì, sia come miscela che per motori quattro tempi. Abbiamo l'assortimento di barre, catene, oli. Sia da un litro che da 200, da 5 litri. Queste sono da abbattimento, sono già motoseghe super professionali. Abbiamo anche il giocattolo. La piccolina, ecco. Sì. Poi se vuole venire di qui, abbiamo un assortimento di fili, guanti antitaglio, cuffie, protezioni. Sì, da lavorare in sicurezza. Sì, esatto. Ah, qua addirittura non l'ho mai vista, questa è la valigia per portare la motoseghe? La valigia per portare le motoseghe, cioè sia fatta a zaino che fatta rigida per poter mettere dentro anche un po' di attrezzatura, sì, chiavi. Sì, ma là, da avere, fare qualche lavoretto. Sì. Abbiamo il nostro manichino. I pantaloni antitaglio. Pantaloni antitaglio, Husqvarna, guanti antitaglio. Qui abbiamo una gamma di... Il trattorino. Le idropulitrici. Motozappe, soffiatori che aspirano e macinano, quello può fare sia da soffiatore. Macina anche? Sì, può fare sia da soffiatore che da aspirazione macina foglie. Mai visto. Sì. Qui poi avete la gamma IBEA? Abbiamo anche la gamma IBEA. Che è italiana, è giusto? È italiana, sì, esatto. La possiamo avere con tre tipologie di motori: Bridge Strato, Honda o Lencin. Uno la compra con il motore che preferisce. Che è il motore che preferisce, sì, ok. Esatto. Che dire, ti ringrazio della tua professionalità. Grazie. Mi auguro che arrivino tanti clienti a nome di Deggio la Mula. Noi siamo qua, braccia aperte, che li aspettiamo. Ok, ciao, grazie e buona giornata. Ciao, ciao. Grazie. Sì, faccio anche gli acquisti qua. Quello lì ha già il pomodorino quasi maturo.
E che dire, vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie a voi di essere venuti a trovarci. E tutti allora io dico sempre nei miei video, quelli che verranno qua a nome di Dejo, la mula, che hanno visto il video, regalagli un piantino di insalata piuttosto, d'accordo. Non gli fai l'omaggio, loro si fanno riconoscere. Li aspettiamo, sicuramente, okay. Grazie mille. Grazie, ciao ciao. Carissimo.